Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Piccolo vlog culinario. Sto cucinando una buonissima pasta che mi è venuta in mente di fare con funghetti, pancetta, invece di fare la carbonara che purtroppo non va fatta sempre perché sennò il colesterolo sale. Ho deciso di fare questo mix funghi e pancetta senza panna, con poi ci metterò in 40 grammi di pasta il parmigiano senza lattosio e si procede così. Vi faccio ora vedere il condimento. Pentolina messa. Questo è il condimento, vedete che buono, non ci metto niente, neanche sale. Questo è solito guanciale, ma non ci metto nemmeno il sale, proprio perché non va bene per la pressione arteriosa. Quindi è così. E questi sono i 40 grammi di pasta pesata, che poi calerò quando la pentola si decide a bollire. A tra poco. Rieccomi qui. Io praticamente sono tornata a uscire oggi dopo che ho passato l'intero weekend con l'influenza, ovviamente. Le persone che comunque si sono ultimamente affezionate ai miei video e che mi stanno conoscendo da poco, e con cui io anche sto facendo anch'io conoscenza, sono delle bellissime persone. La cucina del cuore, vi saluto tutti. Vi mando un grosso saluto, sono delle persone stupende con cui appunto sto facendo conoscenza. E sanno che appunto ho avuto un momento difficile con l'influenza, ma sono cose che devono esserci e devono fare il loro corso. È giusto che comunque il corpo accetti e si abitui che certe cose sono nella norma della vita, ecco. Cioè, ed è stato anche giusto che ci sia stato uno sfogo dell'influenza all'inizio intenso, ma che poi abbia fatto il suo corso e sia finito in breve, perché questo mi dà veramente l'idea di come il mio corpo si sia fortificato e abbia reagito benissimo a tutto quello che mi era capitato. Quindi sono veramente, veramente tanto contenta. Veramente, veramente tanto, tanto contenta. E quindi sono andata dal medico curante, ho chiamato e mi sono fatta prescrivere le vitamine per l'immunità, perché nel caso di questa influenza, nel mio caso, vanno assolutamente prese in ogni caso, ma non solo per me, ma per chi ha avuto questo genere di influenza sono consigliatissime, mi ha detto lei. E quindi ho fatto bene a prenotarle in farmacia e quindi domani le andrò a ritirare. Me ne prendo una al giorno, faccio la mia solita curettina di fermenti probiotici per lo stomaco, dopodiché praticamente tutto procede nella norma. Dovrei tornare energica e ad allenarmi e a fare il mio solito bodybuilding, cosa che ultimamente sto adorando. Questi atti di cura, il ritornare alla dieta, il fare il bodybuilding, ormai stanno diventando praticamente parte della mia vita. E sono cose che quando io poi le faccio riesco a godermi al 50% la giornata molto molto meglio, veramente, non sto scherzando.
E quindi questo mi sta facendo capire la forza del mio corpo, cioè il corpo che si è fortificato e appunto il mio desiderio di fare tutte queste attività mi sta facendo capire come veramente il cambiamento sia avvenuto in meglio. Ed eccomi qui, siamo a mezzogiorno e vi faccio vedere con 40 grammi che piattone di pasta è venuto. Sono 40 grammi, giuro ragazzi. E prima della nutrizionista io ero convinta, ah, ci sono solo 10 grammi di olio. Vi do questa ricettina, non perché la dovete seguire, ma vi sto dicendo cosa ha stabilito per me la dottoressa. E prima di fare questa alimentazione pensavo già che 70 grammi fossero pochi, e in verità 40 grammi per me sono perfetti, perché mi sono resa conto che mangiando di più, io mangio un po' con voi. Io ero sazia, ma continuo a mangiare. Invece ci sono cose che vanno ascoltate considerando le esigenze del tuo corpo. Considerando le esigenze del tuo corpo vanno ascoltate. Poi volevo chiacchierare con voi di un'altra cosa. Io ieri, di solito non mi metto mai in polemica. Ma ieri ho voluto dire la mia su un titolo che non è il primo che quell'importante canale YouTube fa, un po' acchiappa visualizzazioni, un po' anche di taglio snob offensivo. O comunque fraintendibile, perché non sono titoli molto educativi e non è la prima volta che il canale ha fatto delle scelte che io non ho condiviso. Questo titolo, il video in sé non era offensivo perché dava consigli su come vestirsi low cost in modo raffinato, cioè fin qui non c'è niente di male. Io l'ho visto tutto il video perché non ho contestato infatti il contenuto del video in sé, quanto l'atteggiamento con cui si è posta la persona sia nel mettere il titolo, sia del fatto che questa persona è la prima a non vestire low cost, a sfoggiare determinati brand. Se lo può permettere, ben venga. Io non giudico questo, a me non interessa, non mi manca nella mia vita questa cosa di avere brand, di vestire Chanel, Vuitton, non me ne frega un cavolo. Ok? Il punto è che però non puoi far capire che tu le persone che non si possono vestire come te li definisci poveracci. Cioè, il titolo lo fa chiaramente capire, per cui la maggior parte delle persone si è sentita offesa dal titolo, non tanto nel contenuto, che ci poteva pure stare. Anche se, ripeto, non è la prima volta che la persona si, tra virgolette, mette a rischio di questi fraintendimenti, per cui ho smesso totalmente di seguirla. Se prima la seguivo, ho deciso che anche se mettesse dei contenuti che mi possono interessare, piacere, come gli haul, come vedere appunto gli spacchettamenti, non la seguirò più. Proprio perché io trovo certi titoli di una superficialità assurda. Prima di tutto perché secondo me lo chic, l'eleganza è soprattutto nell'animo. E la seconda cosa, aspetta che mangio un pezzettino perché sennò si raffredda la pasta.
L'eleganza, secondo me, è come porti le cose. E magari lei non diceva il contrario all'interno del video, dice portate queste cose, abbinatele in modo elegante. Ma non ha scritto questo nel titolo del video. E questo sta ad indicare quello che realmente è l'atteggiamento suo nei confronti della gente. Cui ho commentato dicendo che era diseducativo perché la seguono delle ragazzine. Io penso con la mia testa, ma le ragazzine poi arriveranno a dire ai loro padri: vedi, io non ho questo. Nicole mi ha definito una poveraccia. Io non voglio essere una poveraccia. Ti costringo a lavorare il doppio perché mi devi permettere di avere quelle cose. No, non funziona così. Io ho avuto dei genitori che lavoravano, io mi ritengo fortunata perché non sono costretta a lavorare. Ovviamente ho anche problemi, lo sapete, per cui non lavoro. Ammiro tantissimo le persone che lavorano e che si spaccano il sederino dalla mattina alla sera perché sono degne di ammirazione, di rispetto. Lo vorrei fare anch'io. E proprio per rispetto io, mio marito, da mio marito non pretendo tutte queste cose. E non sono nemmeno stata abituata, avevo due genitori che lavoravano anche. Quindi a me dà profondamente fastidio che vengano dati messaggi sbagliati alla gioventù di oggi. Nulla si pretende, gli altri non vengono classificati da come appaiono, ma vengono classificati conoscendoli da quello che hanno dentro. Perché devi sembrare? Devi essere. A me piace essere a posto. Ma io, qualsiasi colore di capelli, qualsiasi cosa, è contornato da un modo di vivere la vita che va in profondità. Non mi fermo al primo strato di una persona. Per me, una persona che magari non è andata all'università, ma ti sa esprimere dei concetti profondi e poetici, vale quanto una persona che ha fatto 1.000 lauree, ma dentro, e ripeto dentro, non ha niente. Realmente, ragazzi. Sto rivalutando quelli che sono i valori della vita. Che poi alla fine quello che conta è anche l'amore della tua famiglia, perché la sera. Per esempio, io ho conosciuto famiglie che la sera sono
complici. Sono in questo ultimo periodo ho conosciuto famiglie bellissime che sono complici, sono amorevoli, scherzano tra di loro. E questo fa capire quanto la sete delle cose materiali non sia altro che un dire io tutto questo non ce l'ho, ma alla fine, secondo me, bisogna fermarsi e apprezzare profondamente con gratitudine quello che la vita ti dà. Questo è il mio modesto pensiero. E chiudo qui l'argomento perché sicuramente poi diranno che faccio un video su questa persona, infatti non userò il nome di questa persona per fare visualizzazioni e non lo sto facendo. Perché a me interessa crescere per quello che sono, non per chi mi attacco, chi mi affilio. Le persone con cui sono realmente amica anche nella vita reale sono persone che mi sono selezionata. Specifichiamo questo. La solitudine, che magari potete intuire dalle mie giornate in cui sono assolutamente autonoma, è autonomia, è indipendenza. E quando scelgo la sera di stare con mio marito, ci sto per scelta, perché ci sto bene, non perché sono obbligata, perché ho paura di stare sola, no, perché ho scelto di stare con questa determinata persona. Un bacio! Altra chiacchiera, pausa, caffè. Parliamo di cose divertenti ora, perché vi ho portato nella mia cucina e sto chiacchierando con voi di tante tante cose. E ieri, per la prima volta, dopo il video di Irene, Irex in the Wonderland, a cui mando un bacione, praticamente mi sono vista tutta la sera fino a mezzanotte, non riuscivo a dormire, dovevo vederlo. Nel senso, nessuno me l'ha comandato, ma quando ho iniziato a vederlo ho detto: no, io lo devo vedere, punto. La pupa al secchione e viceversa. Allora, partiamo dal fatto che è vero, c'è molto lì esibizionismo di corpi, ci sono. Per quello che ho notato, anche situazioni, ne parlavo giusto con mio marito, che erano molto pilotate, come per esempio la storia d'amore o la cotta che si è presa appunto una delle pupe per il pupo. Maschio, Marco. Per cui praticamente stavano sempre insieme, c'era questo filmare, questo approccio fra i due e sembrava che il secchione se la fosse un po' presa. Perché, secondo lui, si era arrivato a creare con la pupa, tra lui, il secchione e la pupa, si era creato un rapporto speciale, cioè quindi lui tipo palesava di essere innamorato. In verità era chiaro, cioè, che era una situazione forzata, insomma, situazioni forzate. L'ho trovato però uno spettacolo un po' trash, ma divertente. Io con mio marito ci siamo esercitati a rispondere alle domande di cultura generale. Io sapevo in più rispondere alle domande un pochino più frivole a cui rispondevano le pupe, cioè a cui erano in conoscenza le pupe, personaggio che ho odiato ma che sono sicura che andrà avanti, Stella Manente. Stella Manente a me, per l'uscita che ha avuto sul ritorno al nazismo, no. L'apologia del nazismo, delle dittature, no. Però perché va avanti? Vi spiego, c'è un motivo per cui va avanti sta persona. Va avanti per il semplice fatto
sa comunicare come Instagrammer, è una che sa ben gestire con intelligenza i propri mezzi, sia il mezzo del corpo, per cui alla prova di twerking lei era molto sfacciata, era ammiccante, era brava. E nello stesso tempo, nel momento in cui ha dovuto descrivere, ha avuto descrivere le cosiddette cose che in sostanza sono un tabù, ha saputo argomentare con furbizia e manipolazione, cosa che da Alba Parietti è stata riconosciuta, per cui l'ha fatta andare avanti. Ed è, secondo me, a me come personaggio non piace, ma è giusto che sia così, che vada avanti, perché l'unica cosa che le rimprovero è che scherza col secchione, ma non lo conosce approfonditamente. Cioè, gli hai fatto il trattamento ai fanghi, al secchione. Quindi il suo corpo lo conosci e non riconosci che è il tuo secchione, che è poi, a quanto ho capito, un rituale di passaggio per poi appunto la serata generale della gara finale, della gara che c'è una volta a settimana. Per cui, cioè, cerchiamo di capire, a me questa cosa non mi ha molto convinto della sua falsità nel fare la simpatica col secchione, anche se per simpatica intendo solo simpatia, perché lei non lo conosce per bene. Cioè, io ho trovato più affiatamento nella secchiona col pupo, non mi ricordo il nome, però lui è uno stripper e lei ha gli occhiali e non ho capito se fa la linguista. Nel senso, appunto, studi appunto teoriche del linguaggio e della comunicazione. Comunque, in ogni caso, li ho trovati più affiatati, tant'è vero che lui l'ha riconosciuta subito, e sono andati salvi da subito. E questa è la coppia che a livello sia emotivo, di simpatia, quella ci tifo di più, però. Vi dico pure che Stella Manente va avanti per questi determinati motivi, perché ha l'intelligenza e la spigliatezza di sapercela fare in questi spettacoli, quindi, e sa comunicarlo. Quindi, niente, vi volevo anche raccontare queste impressioni e me lo sono visto fino a mezzanotte. Niente. Il mio vlog Cucinata, chiacchiere in cucina di tutto e di più è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, like e iscrivetevi al mio canale. Io vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata e soprattutto vi auguro il meglio e di starmi bene. Ciao!